per la Sevel di Piazzano di Atessa la capacità produttiva si è esaurita e dunque per i veicoli commerciali leggeri il gruppo PSA sta investendo in Polonia. La notizia ieri è stata ufficializzata anche dallo stesso gruppo della joint venture tra le principali case automobilistiche che vi aderiscono per la realizzazione dei pianali e poi la personalizzazione dei veicoli commerciali leggeri. Insomma, la Sevel scoppia di salute, ha battuto tutti i record e questa potrebbe essere anche un problema da un certo punto di vista, vale a dire non ce la fa più a produrre, ma si comincia a delocalizzare. Insomma, un tema molto complesso sul quale sono già intervenuti in tanti. Ora ci ricolleghiamo, visto che è anche l'orario del cambio del turno tra i lavoratori, proprio davanti ai cancelli della Sevel c'è il nostro Luca Pompei con alcuni ospiti. Allora, Luca, a te la linea. Sì, grazie Carmine. Qui si è esaurito intorno alle 13.45 il turno di recupero per una giornata di sciopero dello scorso 17 gennaio e quindi c'è l'uscita di tutti gli operai. Dunque il gruppo PSA, che comprende tra gli altri anche Peugeot, Citroën e Opel, decide di delocalizzare a Gliwice in Polonia dal 2021, 100.000 i veicoli leggeri che andranno ad essere prodotti in Polonia. La ragione è perché la Sevel pare sia giunta ad un punto di saturazione per quanto riguarda la produzione, più di tanto non ce la fa, ma in realtà insomma, i sindacati non sembrano essere convinti da questa motivazione. Nicola Manzi della UILM. Ma di fatto PSA si è riservato di poter produrre in Polonia una parte della produzione che viene fatta o potrebbe essere fatta qui. Sevel di fatto oggi sta producendo a 300.000 veicoli l'anno, per cui loro si sono riservati con la proroga dell'accordo sottoscritto nel mese di febbraio la possibilità di passare un pezzo di produzione all'interno del loro gruppo, per cui in Polonia si produrranno i furgoni PSA a partire dal 2021. Ecco, nella nota diffusa ieri alla stampa della UILM e quindi di Nicola Manzi, emergeva anche un problema di monopolio da questo punto di vista, non è un problema di secondo piano. Ma il monopolio è rappresentato da 40 anni di storia della Sevel, ha prodotto sempre per FCA, Fiat e PSA oggi, e per cui trovare un competitor, crearsi una concorrenza all'interno dell'Europa che poi rappresenta il mercato più grande che Fiat ha nel nostro territorio, diventa un problema. Ecco, quali saranno adesso i vostri passi, le vostre iniziative? Innanzitutto cercherete dei chiarimenti specifici da questo punto di vista e poi altre azioni? Ma intanto l'incontro con l'azienda è d'obbligo, dobbiamo cercare di comprendere nel dettaglio cosa accadrà a partire dal 2021. Quello che faremo, valutare attentamente l'andare avanti di questa attività che verrà svolta sempre in Sevel e cercare di mantenerci la produzione perché lavoro significa occupazione e futuro. Grazie Nicola Manzi della UILM. Carmine, nel corso di uno specialino che andrà in onda questa sera su questa vicenda, vi proporremo anche i contributi di altri sindacalisti, Vincenzo Bologna, RSA, CISL e anche Andrea De Lutis della FIOM. Per il momento qui dall'uscita 25 della Sevel di Atessa è tutto, ti restituisco la linea.